Buongiorno a tutti, non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò fare le Juventus before parlando di un altro tecnico seduto sulla panchina della Juventus. Perché, francamente, quando vado alla lavagna tattica, avrete notato chi mi segue, parlo praticamente solo dell'allenatore avversario. Perché parlare di lavagna tattica preferita a Massimiliano Allegri è come eh, dare a un bambino in mano la Ferrari Formula 1 non penso che sia in grado di guidarla eh, allora derby della mole negli ultimi anni lo abbiamo sempre praticamente vinto abbiamo praticamente non abbiamo mai perso e credo che quello di domani potrebbe essere un derby amaro perché? ve lo spiego io perché secondo me le due vittorie in Coppa Italia con la Lazio e l'ultima con la Fiorentina, giocando malissimo almeno due tempi su quattro, perché con la Lazio abbiamo fatto un ottimo eh, secondo tempo e un pessimo primo tempo, con la Fiorentina viceversa, un pessimo primo tempo e un ottimo secondo tempo, per modo di dire. No, viceversa, scusate. Ehm... Una squadra che gioca un tempo. Se si imbatte in una squadra che ha voglia di rivalsa, tra l'altro il Torino ha appena perso una brutta partita, con un attore arcigno come Juric rischia tantissimo. Giochiamo nel loro stadio, anche se siamo a Torino ovviamente perché è un derby, giochiamo nel loro stadio, secondo me è un derby molto 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 a rischio. Fortunatamente abbiamo vinto con la Fiorentina e quindi di fatto abbiamo mantenuto un certo distacco soprattutto sulla quinta, perché Pare che la quinta, se continuiamo così in Europa, eh, possano essere, esserci cinque squadre appunto, che vanno in Champions League. Quindi noi dobbiamo tenere d'occhio il quinto posto, anche oltre al quarto, ovviamente. Sarebbe bene comunque arrivare terzi e arrivarsi il prima possibile in maniera tale che diventi matematico, anche perché sono convinto che nel momento in cui dovessimo essere matematicamente in Champions League, credo che la società farà un annuncio. Di separazione, spero consensuale, ma sarà difficile con Allegri. Quindi, domani io la vedo nera, la vedo veramente nera. Eh, non è, non, il mio non è pessimismo, eh, il mio è realismo: Il realismo è dovuto al fatto che noi abbiamo un centrocampo. Io, mh, almeno su questo sono d'accordo con Moggi, Moggi poi, ovviamente, esagera perché essendo lui un, uh, un, una, una persona molto presuntuosa, perché si sa che è presuntuoso Moggi. Eh, dicendo che è la società che deve fare la squadra forte in qualche maniera dice io li sapevo fare questi qui non sono capaci no? che è vero eh? perché è vero perché il centrocampo da lui fa schifo però è anche vero che siamo superiori Odinesa a Frosinone a Salianitana eh, va davanti no? a Torino cioè, tutte le squadre che ci hanno messo in difficoltà e che potenzialmente domani si potrebbe mettere in difficoltà il toro per cui signori e fratelli Uentini domani io per la prima volta da quando faccio la Juventus before sospendo il giudizio. Confido nei giocatori. Confido nei ragazzi, come li chiama Allegri, che facciano una partita di voglia di grinta di corsa, cioè avete visto quante utopie ho detto no? nell'arco di pochi secondi? Perché la Juventus che corre è un'utopia. La Juventus che grinta per 90 minuti è un'utopia, la Juventus che ha voglia. È ancora più un'utopia perché alcuni giocatori sembrano proprio addormentati in campo svogliati per cui signori attendendo con ansia le 18 di domani pomeriggio vediamo se anche questa volta i bookmaker come quasi sempre ma ne parlerò fra poco sono ottimisti che è una cosa che francamente faccio veramente fatica a capire però Forse una lettura in base a questa cosa ce l'ho e vediamo cosa mi viene da dirvi. Ecco qua. Una premessa, credo importante, che può essere una lettura interessante legata appunto al mondo del, del, del calcio italiano. I bookmakers. Si sostiene che siano esperti di numeri e esperti anche, cioè, io penso che ci siano anche persone che capiscono di calcio perché, signori, i bookmakers, se sbagliano le quote, ci rimettono dei soldi. La scommessa ti paga se vinci, no? allora conviene che la scommessa non venga vinta, o perlomeno, che le quote che ti vengono date in vittoria non siano elevate. Il fatto che è praticamente tutta la stagione, adesso vi andrò a leggere anche queste. E tutta la stagione che danno, in quasi tutte le partite salvo due o tre, non di più, favorita la Juventus. Fa capire come la Juventus è considerata una squadra con una rosa superiore alle altre. No? Non è un'interpretazione mia. Cioè, se ci sono due squadre e una delle due è favorita, non è che è favorita perché è simpatica, perché gli piace la maglia o perché i bookmakers ti fanno una squadra piuttosto che un'altra. Perché i bookmakers non gliene frega niente del tifo. Ai bookmakers interessa, appunto, che cosa c'è sotto. Cioè, il materiale umano, i giocatori, la rosa. Mm? Per cui, andiamo a vedere. Tanto per cambiare, anche questa partita giochiamo in casa del Toro e la Juventus è favorita. E ve la devo snocciolare. Betway, 3,50 vittoria del Toro, 3,10 il pareggio, 2,20 la Juventus. Betclick, 3,57 la vittoria del Toro, 2,96 il pareggio, 2,17 la Juventus. William Hill, 3,50 il Toro, 3,60 chiedo scusa, il Toro. 3 il pareggio, 2,25 la Juventus, Bet365, 3,75, 3,75 il Toro, 3 il pareggio, 2,20 la Juventus. Unibet, 3,55 la vittoria del Toro, 3,15 il pareggio, 2,17 la vittoria della Juventus. Snai, 3,80 il Toro, 3 il pareggio, 2,20 la Juventus. Favorita ancora la Juventus, è favorita, 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 quindi... Evidentemente, evidentemente qualcosa sfugge a quelli che sostengono che la Juventus non ha una rosa per lottare per lo scudetto, perché se soltanto nella partita con l'Inter a Milano, soltanto con la partita di milan Milano-Milano che poi abbiamo vinto e quella del ritorno a Torino con l'Inter, le, era leggermente favorita l'Inter, poi vedremo adesso juve milan come saranno le quote, ma non è, non è ancora stata disputata quindi non lo sappiamo, altrimenti la Juve è sempre stata data favorita con Roma, con Lazio, con... Con tutte quindi c'è qualcosa che eh, qualcosa che non torna non torna per chi dice che la juve è una rosa scarsa adesso vediamo come juric si anteporrà a massimiliano allegri nel derby al di là dello schema di juric il 3 4 1 2 va detta una cosa il torino storicamente che è quasi sempre stato inferiore, salvo qualche raro anno alla Juventus, ha sempre messo il cuore oltre l'ostacolo, grinta, voglia di vincere, cattiveria agonistica, tutte componenti che alla Juventus mancano e che se non riesce a metterle in campo per contrastarlo, il Toro va in difficoltà. Va detto, il Torino non ha a parte Duvan Zapata giocatori in grado di mettere in difficoltà la difesa juventina, perché Sanabria, insomma, ogni tanto fa tira fuori il coniglio del cilindro, però insomma, non è che sia tutto sto giocatore. La Rosa del Torino è mediocre, è una squadra mediocre, come lo era l'Udinese, come lo era il Frosinone, come lo era la Salernitana, come lo era l'Empoli, come lo era tutte quelle squadre che ci hanno messo in difficoltà. L'allenatore, in questo caso, Juric, è... Penso uno degli ossi più duri che ci sono insieme a Gasperini. Gasperini non riesce più a praticamente a, a lasciarlo, non riusciamo a batterlo. Sono ormai a Torino non riusciamo più a batterlo da cinque anni. Ehm, cosa che invece siamo riusciti, per il rotto della cuffia l'anno scorso a vincere a Bergamo dopo, dopo aver spezzato appunto una, una stregua negativa, vincere il derby di Torino domani contro il toro di Juric, secondo me, sarà molto difficile. Dipenderà tutto. Dalla verve, dalla voglia, dalla grinta dei nostri giocatori. Ecco perché sarà fondamentale avere un Vlaovic in forma, carico ma non nervoso, perché Vlaovic riesce a trasformare a volte il nervosismo in carica e va bene, quando trasforma la carica agonistica in nervosismo non va bene perché poi si fa espellere, sbaglia i gol, sbaglia gli stop perché Vlaovic come giocatore c'è. Cioè, deve sistemare un po' la mente. E quindi sarà importantissimo un allenatore che gli dia garanzie anche tecniche o tattiche. Sto parlando di Tiago Motta ovviamente o, di, o chi per esso. Per cui, signori, io dico la verità: non inutile che parliamo di densità del centrocampo, perché lo schieramento del Torino è, è, è tutto compatto lì, quindi sarà una specie di massa corporea da su, superare. E non sarà facile, anche perché, come ho detto anzitempo e non sono l'unico a dirlo, sono in buona compagnia, se tu hai un centrocampo con McKenny, Rabio, eh, Locatelli, Nicolussi Caviglia e Mieretti, e sono so chi giocherà ovviamente, tu hai un centrocampo che non è da Juventus, mi dispiace, ma Rabiot è tornato a Rabio eh, triste, che si perde in campo, che non è ficcante, Locatelli sapete che per me non è da Juventus, McKenny, poverino, si sta facendo in mille pezzi, ma lui in realtà è quello che tiene sulla baracca, ma McKenny. Cioè, ci stiamo accontentando di un McKenny così, ok? Perché un McKenny messo in un ambito di un centrocampo che fa gioco potrebbe essere molto più pericoloso. Perché è molto bravo, a scendere sul fondo a fare cross. Se ricorderete nella prima parte di stagione, moltissimi assist dei gol della Juventus li ha fatti lui scendendo sul fondo, messo a centrocampo per tenere largo cambiaso, lo castri. Gioca bene eh, perché recupera palloni, mette palloni, ma lo castri perché non scende più sul fondo largo, alto a destra a fare cross. Per cui, signori, noi dobbiamo sperare che arrivi presto, il 26 di maggio, e anche magari prima che ci siamo qualificati in Champions League, perché veramente non si può andare avanti con questo allenatore che ha una lettura tattica delle partite che per me è tra l'imbarazzante e il vergognoso. Ed ora, signori belli, il pendolino di Max. Ninna nanna, ninna ho oh, questo pallone, a chi lo do, lo darò alla befana che lo tiene una settimana, lo darò all'uomo nero che lo tiene un mese intero. Eh sì, eh sì, vedete, non succede assolutamente niente: partita noiosissima con tantissimi falli, scontri di gioco, Tiri praticamente inesistenti, lotta centrocampo, una partita di scacchi tattica molto maschia. Primo tempo finisce 0 0. Secondo tempo. Eh, scusate. Mi sono addormentato. È un po' la sindrome della Juventus di Allegri. Questa, che quando la Juventus scende in campo, mi addormento. La noia prende il sopravvento. Questa è la ciumba della noia, la noia della ciumba. Come cazzo si chiama la canzone di Capito San Avemoni. Avete capito? No? Quella di La Figlia di Mango. E guardate un sussulto, un sussulto del Torino. Oh mamma mia, Duvan Zapata si insinua, si insinua, si insinua, si insinua alla valla e gol, gol! Quando mancano 5 minuti Duvan Zapata fa gol. Juventus 0, Torino 1, Torino 1, eh, Juventus 0. La Juventus cerca di recuperare ma dopo essersi addormentata e non aver avuto la forza per controbattere il Torino durante la partita non ce la fa e la partita finisce così. Toro batte la Juventus e la Juventus per l'ennesima volta rimane al palo. Speriamo che a fine partita annunciano l'esonero di Allegri. Ed ora, my friends. Salve, Max. Salve a tutti gli amici del tubo. Dunque, sabato ci sarà il derby. Il derby che è sempre una partita diciamo così speciale, soprattutto per i nostri cugini, come li chiamano, che eh, approfitteranno sicuramente di questo momento, diciamo, non troppo brillante della nostra squadra per eh, riuscire a fare proprio, eh, far proprio la stracittadina. Stra Io credo che il, il risultato più probabile sarà un pareggio, anche se eh, non si sa mai, magari riusciamo a fare. Riusciamo a fare un gol. Vlaovic si inventa qualcosa. Chiesa si inventa qualcosa. E poi mettiamo questa difesa numantina, come dicono qua in Spagna, e soffrendo come dei disperati riusciamo a portare a casa la, la vittoria. Eh, io me lo auro, ma insomma, non sempre ci può andare bene. Ecco, salve a tutti. Forza Juve. Ciao Max, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti. Il derby della mole, il derby della mole io credo che eh, lo porteremo a casa anche questa volta. Non perché giocheremo una partita fantastica, no, assolutamente no. Ma credo che comunque i dissapori degli spogliatoi, eh, negli spogliatoi si sia creato, si sia trovato un compromesso. E quindi, nonostante i dissapori, nonostante che Allegri abbia comunque perso lo spogliatoio, questo è assolutamente evidente. Credo che la società abbia dato una strigliatina sia ai giocatori che all'allenatore perché insomma, bisogna assolutamente centrare questo che è il minimo dei, degli obiettivi, cioè quello di entrare, di qualificarsi per la Champions, che è anche insomma, economicamente vitale per questa società. Quindi credo che riusciremo a portare a casa il risultato, non ti so dire assolutamente, non so farti un pronostico preciso, però eh, penso che eh, riusciremo, nonostante tutto, riusciremo a, a, a vincere contro il toro. Ciao. Ciao Max, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti. Conoscendo alcuni elementi nella rosa che hanno voglia di vincere e che hanno voglia di dimostrare grandi cose e che hanno visto che possono fare grandi cose, oserei dire che il derby della Mole verrà ancora una volta, ancora per questa stagione, sarà bianco-nero. Quindi, una vittoria per la Juventus. Ciao!